Grazie Presidente. Io mi accodo al coro dei miei colleghi. Voglio ringraziare innanzitutto il collega Stefano, Presidente della Commissione Mobilità, per la sua onestà intellettuale e ritengo che sia inaudito che delle delibere così delicate, così importanti, di cui si sapeva la scadenza, di cui si sapeva che era necessario approvarle entro una certa data, vengano in aula con queste modalità, con questa condivisione così, diciamo, breve con i consiglieri, consiglieri che non vengono in questo modo messi nelle condizioni di esercitare il proprio voto con serenità, ma solo per senso di responsabilità. Ecco, allora ci si appella al senso di responsabilità dei consiglieri. E però questi consiglieri stanno votando senza avere le risposte alle giuste domande poste dai colleghi Figliomeni o per esempio dalla collega Piccolo. Sono delle domande lecite e sono delle domande che potrebbero far votare i consiglieri con una serenità diversa. Ciò non di meno, non si è avuto una spiegazione, se non minimamente tecnica. Ma non si è avuta una spiegazione di ampio respiro, come giustamente è stato ribadito, non si è avuta una visione politica di quello che si sta facendo, di quello che si vuole fare. E poiché sono delle delibere molto delicate, attenzionate dalla Corte dei Conti, non si può pretendere che i consiglieri votino come se fossero degli acrobati facendo un triplo salto mortale senza avere sotto una rete di protezione. Credo che siano doverose le spiegazioni, credo che siano giuste, credo che sia inaccettabile e anche indecente non fornirle. Ciò non di meno, noi siamo responsabili, soprattutto nei confronti dei lavoratori, del loro presente, in cui non stanno percependo lo stipendio, e del loro futuro, che ad oggi. Parlo perlomeno per me, non so quale sia. Quindi mi accodo a queste richieste dei miei colleghi e invito chi è in grado di dare le risposte a fornirle. Grazie, Presidente.